Delle 20 edizioni, la mostra mercato del tartufo bianco pregiato di San Pietro Avellana. Quest'anno tre giorni dedicati a questa bellissima manifestazione. Se il buongiorno si vede dal mattino, anche quest'anno sarà un successo: già dalle prime ore del mattino c'è tantissima gente. Ma ascoltiamo un po' alcuni dei visitatori che sono venuti anche da fuori regione e ascoltiamo soprattutto coloro che hanno investito su questa risorsa molisana, il tartufo. ospiti della mostra mercato del tartufo bianco pregiato di San Pietravellana c'è Maria Luisa Cocozza, una collega giornalista di Canale 5 e cura la trasmissione L'Arca di Noè viene spesso in Molise e viene spessissimo da queste parti oggi perché è qui naturalmente per assaggiare il tartufo sì senz'altro anche perché è buonissimo squisito eh, so che eh, viene mandato dappertutto nel mondo ma nel mondo pochi sanno che viene da San Pietro Avellana, che è un tartufo meraviglioso, un prodotto tra l'altro che tutela il territorio perché eh, le persone che vanno a cercare il tartufo ci tengono eh, a mantenere intatto i loro boschi e quindi è un prodotto meraviglioso, squisito della nostra terra da eh, preservare, tutelare e diffondere. Lei viene spesso da queste parti, ci cioè sembrava di capire anche per mangiare. Ecco che, che idea si è fatta in generale di questa terra? Si mangia solo bene o c'è dell'altro? No, si mangia benissimo, ma la cosa più bella è che c'è una eh, cura, eh, una ricerca delle tradizioni, eh, del, del buono, del bello che in molte altre regioni d'Italia si è perso, qui invece c'è questa capacità di preservare il territorio, le tradizioni, la cultura, anche gastronomica, eh, che la rende eh, una regione speciale. Una delle ultime puntate è la dedicata al pantano di Montenero Valcocchiara, il cavallo pentro. Qui invece su San Pietro, quali animali si possono valorizzare, tra virgolette? Eh, adesso sono venuto a fare una cosa qui alla eh, fattoria che gestisce il corpo forestale dello Stato, Torre di Feudozzo, dove vengono eh, tenuti dei cavalli maltrattati, frutto di sequestro. In particolare oggi sono venuto a fare eh, due cavalli che sono stati sequestrati a Roma al testaccio perché trainavano le botticelle, le carrozze in giro per la città in maniera diciamo, poco consona a quella che dovrebbe essere la vita di un cavallo. Sono venuta a fare questo e invece domeni, domani all'Arca di Noè andrà in onda la vacca podolica che ho fatto anche qui da queste parti. Sono 20, ventesima edizione per la mostra mercato del tartufo bianco pregiato di San Pietro Avellana, sempre più capitale del tartufo eh, molisano. Siamo alle prime ore del mattino, ma già c'è tanto movimento qui nella piazzetta del paese. Sì, siamo alla ventesima edizione, come dicevi giustamente, San Pietro Avellana, sempre più capitale del tartufo, non solo molisano ma anche del centro meridione italiano. E siamo alle prime ore del mattino. Direi che la tre giorni si prospetta positiva, almeno ci aspettiamo un gran movimento perché insomma complice anche il tempo secondo me eh, ci sarà appunto un grosso movimento e, e ci aspettiamo tanti visitatori. Oggi il primo giorno ci avviamo con eh, con il mercato appunto con la mostra, con eh, le, le due mostre che, stiamo, che abbiamo organizzato, quindi quella micologica e quella in collaborazione con l'archivio di Stato. Il eh, primo giorno appunto di, anche di menù con col tartufo bianco a 15 euro lo voglio ricordare, mentre domani. Eh, ci aspettiamo il pienone perché alle 12 arriverà in stazione il treno del Tartufo Bianco. Un treno storico con circa 5 carrozze con 400 persone a bordo che arriverà da Sulmona e appunto verrà a San Pietro Avellana per la mostra Mercato del Tartufo Bianco. Questo treno praticamente è un veicolo tra virgolette, promozionale, tanta gente che viene da fuori qui, ma non è, eh, è l'unica arma per promuovere questo territorio, in questo periodo stanno venendo anche tante tv dalle altre regioni, poco fa abbiamo incontrato anche Maria Luisa Cocozza del TG5. Sì, questo ci fa immensamente piacere, oltre naturalmente ai veicoli convenzionali stiamo uscendo anche un po' da quelli che sono i confini regionali, proprio ieri lo voglio ricordare. Eh... San Pietro Avellana e il suo museo sono stati protagonisti nella trasmissione I fatti vostri del TG2. Oggi abbiamo una troupe di Rai Expo. Voglio ricordarlo, questa è l'unica manifestazione dell'intera regione Molise eh, individuata da ANCI per una partnership con ANCI per Expo 2015, cosa molto importante e che sinceramente ci carica anche di responsabilità. Oggi appunto avevamo la troupe del TG5. Direi che l'attenzione mediatica nazionale su San Pietro Avellana ci fa molto piacere e ci fa capire che siamo sulla strada giusta. Uh, sul fronte della promozione turistica poi c'è un altro grande progetto che coinvolge tutti i comuni del circondario, l'Assomab. Sì, sono il presidente del, del consorzio Assomab e a giugno lo voglio ricordare, abbiamo ottenuto il riconoscimento UNESCO come riserva della biosfera per la riserva di, Colle di Me, uh, Monte di Mezzo con le Meluccio-Alto Molise. È un riconoscimento che... Come dicevo prima ci carica di responsabilità ma ci dà anche grandi opportunità per la prossima programmazione. Un territorio coeso, un riconoscimento eh, che hanno solo dieci aree, compresa la nostra in Italia, quindi io credo e spero che possa dare nuova linfa vitale al territorio. Torniamo al principe di questa manifestazione, il Tartufo, quanto bene ha fatto e sta facendo all'economia locale. Beh, io ritengo che abbia fatto tanto bene e faccia tanto bene e continuerà a far tanto bene per il territorio. È chiaro che oltre alla promozione ci vuole anche la conservazione e la tutela del, del Tartufo, però eh, anche in questo periodo di crisi economica il Tartufo è e continua a essere un aiuto fortissimo per le famiglie, un aiuto fortissimo per le aziende e ritengo che... È il nostro petrolio, non lo ritengo solo io, è, è un dato di fatto, quindi lo dobbiamo sfruttare eh, in maniera consapevole e sostenibile, ma sfruttare al meglio per far crescere e non far spopolare appunto San Pietro Avellana, ma l'intero Alto Molise l'intera regione se possibile. Sindaco l'ha detto lei, domani arriva il treno del Tartufo Bianco, tanta gente che arriva dalle regioni limitrofe, questi treni che viaggiano sulla, sul Mona Carpinone fanno pensare a dei progetti che comunque state già sviluppando da qualche tempo. Sì, direi che è un po' che ci lavoriamo, non, naturalmente, non solo il Comune di San Pietro Vellana, ma in primis voglio ricordare le associazioni, nello specifico le Rotaie. Abbiamo presentato qualche giorno fa la mostra Mercato del Tartufo Bianco e il treno con eh, la, il consigliere delegato al turismo di Nunzio, che eh, con eh, la sua struttura ha voluto cofinanziare il treno, e con l'assessore Nagni, che come assessore ai trasporti si sta impegnando per cercare di eh, riattivare appunto la, la Sulmona Carpinone, stiamo intavolando dei discorsi con la regione Abruzzo, eh, speriamo insomma che si possa fare qualcosa perché come treno turistico con Fondazione FS adesso eh, stiamo ripartendo, lo voglio ricordare, questo è il primo di quest'anno che arriva in Molise, gli altri si sono fatti solo in Abruzzo, penso che la nostra iniziativa possa dare il là anche ad altre eh, iniziative appunto sul treno, devo dire già da 20 giorni il treno è stracolmo, è pieno, ci sono quasi 200 richieste in più rispetto a quella che è la capienza quindi c'è e ci sarà sicuramente spazio per fare un altro treno prima della fine dell'anno non necessariamente che arrivi a San Pietro ma sulla Sulmona Carpinone accanto a questo è necessario il ripristino almeno di alcuni Pescara Napoli due coppie di treni credo che siano utili e necessari sia per il trasporto pubblico locale che per il turismo